Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video reazione. Ragazzi, quest'oggi, come al solito, cosa ve lo sto dire a fare? Andremo a reagire a un altro video di hack Pokémon. Questa volta ci troviamo su Horas ed è un hack molto particolare consigliato da voi, perché andremo a vedere le mega evoluzioni inserite all'interno del Pokémon Io e Te. Una cosa che ovviamente nel gioco normale non si può fare, perché le mega evoluzioni rimangono tali solo durante le battaglie. Vi invito ragazzi, come al solito, a scrivere nei commenti, a lasciare i link dei video ai quali volete che io faccia la reazione. Sappiate che quei commenti vanno in sezione spam e non li approvo per un semplice motivo: perché ce li ho lì e sono sicuro di averceli lì e non li perdo e cose bellissime. Comunque, se volete sostenere questa serie, e lo volete, stavo controllando se la finestra fosse chiusa, e lo volete perché ho visto che questi video vi piacciono davvero tanto, lasciate un bel mi piace e come al solito proviamo a superare i 250 like. Detto ciò ragazzi, direi che possiamo senza ulteriori indugi premere il nostro magico pulsante. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Prepariamoci per quello che andremo a vedere. Il video sarà tagliato perché ci sono dei punti morti, però ragazzi, dalla miniatura che ho visto ci saranno cose che voi comuni e immortali non potete nemmeno immaginare. Detto ciò, forza tastino mio, dov'è? Oggi è scappato. Ci siamo. Ok, perfetto. Allora, ok, siamo alla Lega Pokémon e siamo Rocco Petri senza apparente motivo. Perfetto, allora, sta registrando, è tutto a posto? Sì, siamo Rocco Petri. E Cristo Dio, quanto è brutto. Ok, eccolo. Allora, se non ricordo male, c'ha un collo smisurato. Ok, è totalmente smontato. All'IKEA hanno fatto un po' di casino, perfetto. Ho visto si è alzata una parte del Pokémon e l'altra parte no. Al collo di Gesù bambino sto coso, perfetto, ok. È inguardabile. Allora, non penso che Mega DNC abbia sto collo. Poi confermatemi voi nei commenti, ma sinceramente non mi risulta. Sì, scusate la voce nasale, ma sono raffreddatissimo. Ok, perfetto. È una delle cose più brutte che io abbia mai visto sulla faccia della terra. Ti prego, fai qualcosa, muoviti. Sì, così. Non lo stai. Sì, non lo sta afferrando. Perché si è messo l'Oculus Rift? Scusate, spiegatemi. Ok, la voglio rivedere, Fabio. Ok, perfetto. È tipo. Sì, si muove a metà. L'altra parte sta ferma, perfetto. Non è stato particolarmente abile qua il nostro hacker. Vediamo se rifà quella roba lì di prima, raga. Perché ha fatto una cosa inguardabile. Tra l'altro ragazzi, c'è una seconda parte di questo video simile a questo, anzi uguale, però con le mega diverse. Quindi se questo video, direi che se raggiungiamo 300 like vi porto anche la seconda parte, ok. Adesso cosa mette? Aiuto o paura? Allora, in questa generazione di mega ce ne sono un bordello, ok. La... cosa c'entra Darkrai? Perché Darkrai? Perché Darkrai? Cosa mi son perso? Quale generazione non ho guardato? Ok! Ok! Madonna, oddio, perfetto. Madonna, Mega Latios Curvi, raga. Attenzione, ciccione. È un ciccione obeso. Madonna, che cosa brutta. Ma cosa ti è successo, figliolo? Oddio mio. Ok, perfetto. Ma okay, com'è? Oddio, oddio, cosa ho visto? Che cosa brutta. No, veramente inguardabile. Ok, perfetto. È pazzo sto Pokémon, raga. Ok, è rientrato per fortuna, padre, figlio, spirito santo, grazie. Madonna, la sofferenza, veramente sopprimetelo, raga. Non si può vedere sta roba. Ok, perfetto, adesso penso che mandi Mewtwo. Cos'è, la X, la Y, aiuto. Aiuto. Cos'è? Fermi. Ok. Ok. Diciamo che poteva andare meglio, poteva andare meglio. Diciamo che due o tre cromosomi in più non te li toglie nessuno. Ma madonna, come cazzo mangia? Ma sì, così voi, ma voi così mangiate? Così che vi tirate la roba su... Perché gli inquadri lo scroto? Cioè, oddio, c'è proprio la forma di... Come se non aveste visto nulla, ragazzi. Come se non aveste visto nulla, ok, perfetto. Stiamo accarezzando la testa di Mewtwo, che sembra infissa su una colonna dorica, in una Prejubol, ok, l'ha ritirato, raga. Anche questo qua stava soffrendo intensamente. Per ora quello più normale, raga, è DNC, ed è una cosa problematica. Chi è questo? Ok, questo qua c'ha... Vabbè, la Charizard non può essere così. Cioè, non è che lo modificano tanto. Più o meno dovrebbe essere lui, no? Ok. Ok.
Ok, allora raga, gli hanno ficcato in bocca un qualcosa di sta. Raga, Madonna che sofferenza, oddio, oddio, sta soffrendo, Madonna! Allora, c'è tipo la mascella smontata, c'ha la lingua che gli trapana la mascella e c'ha una cosa verde a caso. Oddio, raga, questo potrei. Penso che queste siano le hack migliori che io abbia mai visto fino a. Cioè, le più esilaranti. No, 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 Rayquaza, no. Aiuto. Aiuto, Mega Rayquaza deve essere un bordello, raga. Ho paura di vedere. Ho veramente paura di vedere. Aiuto. Da notare la prospettiva tipica di Leonardo da Vinci in questo quadro. Una prospettiva. No, a parte scherzi, raga, è veramente prospettico. Ok, perfetto. Allora, qua diciamo che pervade lo schermo superiore, mostrando arcobaleno Pokémon Rainbow Confirmed. Ok, perfetto. Ma Madonna che cattiveria. Evviva la gioia di vivere, ragazzi, questo Pokémon. Ma che roba. Sta per suicidare appena trova una corda questo ragno, si impicca con la sua coda. Ok, grattiamogli il naso, mi sembra una cosa più che giusta. Ok, raga. Rayquaza per. Oh, siccome ci mostra questo signorino qua, se noi togliamo la parte sotto dello schermo, sembra un Mega Rayquaza circa normale. Poi dopo vai sotto e scopri un mondo a sé stante. Cioè, scopri l'inferno, scopri. Ok, perfetto. Vediamo che cosa succede adesso. Succede che è caduto il pasticcino. Ok, perfetto. Madonna, raga, veramente allucinante sta roba. Cosa sta facendo? Ok, io, raga, dovete sapere che al Poké io e te non ci ho mai e dico mai giocato. E quindi non so che cosa sia sta roba. Ok. Ok. Sì, funziona proprio così Mega Rayquaza. È proprio lui, raga. Cos'è sta roba? Ah, questo qua dovrebbe essere un Kyogre che giustamente va fuori dallo schermo. Mi pare una cosa più che lecita. Ok. Sì, non, no. No, proprio no. Ok, qua abbiamo Mega Kyogre, Mega Rayquaza e Mega Groudon che si fanno. Oh, Mega Groudon e Mega Kyogre. Mega Kyogre non si vede, però loro sono più o meno messi bene. Poi c'è Rayquaza. Poi c'è Rayquaza che è tipo la coda. È pa la paralisi. È tetraplegico. Rayquaza è tetraplegico, si chiamerà sto video. Ok, quello è un Charizard normale. Quello è un Charizard Y normale. E il cane fuori abbaia, perfetto. Quello è normale, perfetto. Sono soddisfatto così, ragazzi. Io sono soddisfatto così, veramente. Fai silenzio. Ok, perfetto. E già, tra l'altro, non sto capendo il gioco, però va bene lo stesso. E sì, tu sei l'apoteosi della bellezza. Non riesco a identificare i po'. Ok, allora fermi, c'è Mega Latios, Mega Charizard e Diancie. No, le foto! Queste sono foto. Ok, è finito. Madonna, raga. Ok, allora. Non so voi, ma tra tutte le hack che ho portato, scusatemi, queste erano le più ignoranti in assoluto. Cioè, raga, Charizard c'aveva le cose verdi in bocca senza motivo. Mewtwo. Mewtwo. Io vi dico solo Mewtwo. Mewtwo. Ditemi, ragazzi, nei commenti qual è stata quella che avete preferito, quella che vi ha fatto più ridere. Oggi non so parlare. E nulla, quella che io ho preferito, sinceramente, è quella di Mewtwo che mi ha fatto letteralmente collassare. Cioè, in realtà nel video non si è visto perché ci sono rimasto tipo così. Però, ragazzi, era una figata della Madonna. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto, un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Consigliatemi altri video in cui fare reazioni o comunque ad analizzare, insomma, tutte queste cose qui. Passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per rimanere sempre aggiornati invece sui feed e sui video che carico. Da un creepy dislessico è tutto e noi ci becchiamo in un prossimo video.